Di fronte a me le Furie Rosse si sono confermati campioni di puntata con una bellissima gara al termine della quale hanno portato per il momento a casa un montepremi di 103.000 euro. Forza, siete concentrati, vedo dalle facce. Indossate pure le cuffie, grazie. Vi ricordo solamente che in questa prima fase del gioco ognuno gioca per sé. Avete a disposizione due jolly. Mi sentite bene? Sì. Sì. E allora, facciamo entrare l'ultima catena. Eccola qui. Cominciamo da Davide. Ospite P. Mare. Davide? Dove jolly? Dove subito il jolly. Allora, aggiungiamo una lettera. Ospite pesce, Davide. Pesce. Mare. La sai, Davide? Pesce. Perché? Il pesce sta nel mare e con ospite mi fido di loro. Perché... si dice che l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. È giusto, pesce. Alberto, mare F perduto. Alberto. Fondo. Fondo perché? Al fondo del mare, quindi nel fondale del mare, e fare un investimento a fondo perduto, quindi... Sì, fondo perduto, una somma già impegnata per una spesa. Molto bene. Angelo, tocca a te. Perduto, P, fiscale. Gioco il jolly. Giochi il secondo jolly. Allora aggiungiamo una lettera. Perduto, PA, fiscale. Fiscale, cosa può essere? Pareggio. Pareggio fiscale. Perduto. Perduto il... Pagamento, ma no, non c'entra. Angelo? Pagamento, ma no. Pagamento. Perduto, pagamento fiscale. Sbagliato, dobbiamo dimezzare montepremi. Ma arriva un'altra lettera. Perduto, PAR fiscale. Pareggio, perduto, cosa? No, non parte. Ma cos'è perduto? Cioè fondo perduto, perduto in partenza. Angelo? Partenza? Perduto in partenza o per una partenza fiscale. Vediamo. Paradiso. Paradiso. Paradiso perduto. L'Eden di Adamo ed Eva. E il paradiso fiscale, che sono quegli stati che prevedono tasse bassissime. Bassissime. Ricominciamo il giro, ancora 25.750 euro. Davide, fiscale, C, onore. Non ce l'hai. Di mezzo ai montepremi e aggiungiamo una lettera per Alberto. Fiscale CO onore. Codice. Codice perché? Il codice fiscale è quello che identifica una persona e il codice d'onore è quello che deve essere rispettato nella cavalleria, ad esempio. Sì, ed è anche un film, no? Con Jack Nicholson, Tom Cruise e Demi Moore. Forza ragazzi, ancora 12.875 euro. Angelo, tocca a te. Onore, P, fuori. Angelo? Patto.
patto d'onore. Fuori patto. Fuori, vediamo. No, errore. Dobbiamo dimezzare ancora. Torniamo da Davide, aggiungiamo una lettera. Onore, B-I, fuori. Davide? Pista. Fuori pista, andare fuori pista fuori e pista. Giocarsi l'onore in pista. Guarda che cos'era. Piazza. Piazza. Una piazza d'onore, un secondo posto, un terzo posto. E fuori piazza, quegli assegni pagabili in una località diversa rispetto alla sede della banca. Ancora 3.219 euro. Possiamo chiudere la catena, Alberto. Fuori. Ti cielo. Testa. Testa, fuori di testa, cielo in testa, potrebbe essere. Vediamo. No. Andiamo da Angelo, dimezziamo i montepremi e aggiungiamo però una lettera. Fuori, T-E, cielo. Tempo. Tempo. Fuori tempo e guardo il cielo per vedere che tempo fa. Che tempo fa? Bel tempo su questa risposta perché è giusto. Forza ragazzi. 1.610 euro. Comunque una cifra interessante ed è il valore dell'ultima parola. Allora, troviamo quest'ultima parola, giochiate anche voi a casa, cielo, PA, finale O, e il terzo elemento. Può essere paradiso, ma ce l'ho già prima, non mi sembra. Il cielo, come può essere il cielo? Allora, può essere il cielo quello che c'è in cielo, quindi paradiso, come ad esempio... Il cielo è sereno oppure cielo, cielo può essere aperto, cielo sì, ma non mi viene nulla. Giusto, un modo di dire con cielo, quindi un cielo, cielo... ad esempio cielo. Dalla terra al cielo, da 3 metri sopra il cielo. A un passo dal cielo. Ci sta. A un passo dal cielo. Tra l'altro è anche una trasmissione, quindi... Qualcosa sopra il cielo... Cielo... Patto... No... A me non viene nient'altro. Neanche a me. Altri significati di cielo... Esatto, cielo... Cielo... Alberto, allora... Avete la parola? Sì. Sì. Vogliamo provarci. Bravi, bravi. Con coraggio. Ci proviamo. Alberto. La parola è passo. Toglietevi le cuffie. Perché passo? Cosa unisce a cielo? Si dice essere a un passo dal cielo. E inoltre a un passo dal cielo è anche una trasmissione televisiva che va in onda con Terence Hill ambientata a San Candido. Quindi potrebbe essere. Diciamo che dipende molto dal terzo elemento, però potrebbe essere. Lo vogliamo vedere il terzo elemento che avete scelto di non acquistare? Sì. Vediamo un po'. Guardate anche a casa con noi. Il terzo elemento è gambero. Giusto, passo di gambero. Funzionerebbe? Passo a gambero. Quando si peggiora una situazione si va indietro. No. Passo di gambero, cioè gambero non è che venga altro. No. Mi sembra giusto. Vi dico che in regia c'è una telefonata. Sapete chi vi saluta? No. Terence Hill, protagonista di Ho un passo bravo. Dal cielo. Bravi ragazzi, è passo. L'ultima parola di oggi. Bravi ragazzi.
domani sono i campioni in carica. A domani con Reazione a Catena. Adesso il TG1. Buonasera a tutti.